signor Vanti. Buongiorno, signor Vanti. Buongiorno. E cosa c'è? Si direbbe che vi spiace rivedervi. No, come può pensarlo? Ma sa, tutta prima, non credevo che fossero già le signore. Le signore? Sì, la signora figlia e la signora nipote della signora Clotilde. Ah già, è vero, oggi è... Già, precisamente. Oggi è il compleanno della signora Clotilde. La festa annuale della nostra casa, signor Vanti. Me ne ero completamente dimenticato, mi spiace. Sì, perché avrei portato un fiore alla signora. Se non è per questo, posso rimediare io, se lei mi permette. Prego. Ecco, a lei. E quando la vedrà... No, 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 Carlo. No, voi dimezzate il vostro mazzo. Ma raddoppio il piacere della signora Clotilde. Non è meglio? Avete ragione. Grazie. Grazie a lei, signor Vanti. Oh, e si ricordi, vero? Non appena lei la vedrà... pensi... 80 anni, sa? 80 anni... Vuole che vada ad avvisarla o preferisce aspettarla qui? Sì, forse è meglio che l'avvertiate. Desidererei parlarle prima che... Vado subito. Grazie. Ah, ma no, forse non è necessario. Mi scende? Vieni, sì. Ecco, sta per venire, sa. Vengo subito, signora. Che maniera di lasciarmi così, in mezzo alla scala. Tanti auguri, signora. Adesso capisco. Grazie. Che belle. Che profumo, Anna, che profumo. Ah, oggi la giornata comincia proprio bene. Eh sì, perché ho dormito benissimo. Mi sento proprio bene poi con questa giornata così bella. C'è un sole meraviglioso. Proprio ben alzata, signora. Oh, grazie, E tanti auguri. Oh, grazie, grazie. Anche tu hai voluto ricordarti, grazie. C'è anche il signor Vanti. Signor Vanti, lei qui. Signora. Ma anche lei ha voluto ricordarsi. E gli auguri con i fiori. Già, infatti, mi sono ricordato. Già, mi fa piacere. Mi fa tanto piacere, tanto. Voi mi mettete... Sì, dimmi, signora. Allora lei, signor Vanti, è venuto per parlarmi di cose urgenti. Eh sì, signora. Ma in una giornata come questa, proprio così bella, lei vuole... Mi spiace, signora, ma... Vuol dire che le mie figliuole non sono ancora arrivate e allora la giornata non è cominciata per me. Che ore? Le 10 passate, signora. Sì. Allora, non verranno che verso le 11. Le 11, sì. Dunque, allora, va al cancello e avvisami quando... Va bene, signora. E tu, signora, va a svegliare la signorina, quella dormigliona, e dille che faccia presto a vestirsi e che venga giù, che l'aspetto. E portami anche i merletti. I merletti antichi, signora. Naturale. E poi le gioie, i gioielli, voglio farmi bella. Va bene, oggi. Sì, fa presto. Prego, sta comodo. Grazie, signora, grazie. Allora lei... Signora mia, più niente da fare per la villa. No. Più nessuna ipoteca possibile. Cosa vuole? Si è cominciato con le ipoteche quando suo marito... Non me lo ripeta perché tanto me l'ha già detto altre volte. Cosa vuole? Sì. Ma i terreni? Mm. Non ne rimangono più dei terreni? Sì, si potrebbe vendere quell'ultimo pezzo di vigneto, sa? Ricorda, avrei una proposta. Anzi, io volevo parlarla appunto per questo. Beh, oddio, non è una grande cosa, sa? Immagino. 500.000, forse 600.000. Cinque o sei mesi di vita. Già, di questa vita, ma... Ah, no, non si può cambiare, non si può cambiarla assolutamente. Ma come no, è sempre decisa a mantenere il segreto? Sempre, e me lo domanda, diamine. No, guardi, io invece volevo consigliarle di dire tutto a tua figlia. No, e poiché oggi è ma qui... Ma come può dirmi questo lei? Ma come sono 10 anni che io mi affatico, mi sforzo in ogni modo per nascondere a mia figlia la verità e agli altri. Lei adesso vorrebbe che io... No, mio marito, poveretto, È stato tanti anni
E non la riconosco più proprio, perché si ricorda, mio marito per 10 anni mi ha nascosto la sua rovina. Sì, sì, ma vede... Allora perché? Per lasciarmi godere con lui una gioia continua, per farmi pensare alla vita, come forse non era giusto, ma era così bello che ancora adesso mi consola, appunto per le sue menzogne. E poi del resto, è quello che lei ha fatto con la sua bambina, si ricorda, eh? Me l'ha detto lei stessa, non è vero? Sì. Quante menzogne anche lei ha dovuto avere per quella bambina, appunto per nasconderle che tra lei e sua moglie, eh? E dunque allora... va bene, signora mia, come lui ha fatto con me, io cerco di farlo appunto con mia figlia, con i miei nipoti, per dare loro questa gioia che lui mi ha lasciato con le sue menzogne, proprio vedrò di ricavare il massimo, signora. Magari qualche cosa più di 600.000, se si può, può appunto, ma mi raccomando, non dica nulla, sa, non dica nulla, soprattutto la bambina, non voglio, perché oggi li voglio tutti felici. E va bene, signora, prometto. Sì, grazie, cos'è? Mi fa la corte. Signora mia, lei è rimasta così giovane, di cuore. Di cuore? Auguri. Grazie, cara. Dammi un bacio subito qui. Fino? Sì. E poi nonna? No, lo sai che non voglio che tu mi chiami così. Non mi piace. Te l'ho già detto. Per non fare confusione, ora che viene anche la nonna, dovrei chiamarti bisnonna. No. E chiama lei nonnina, è naturale, lei è più giovane di me, essendo mia figlia, naturale. Lei la chiamerai nonnina e mi chiamerai nonna. L'altra volta non ci sono riuscita, è sempre troppo seria la nonna. Ma perché? Per essere chiamate nonnine bisogna ridere forse sempre, eh? Andiamo, allora lei nonnina e me nonna. Sì, nonna. E saluta il signor Bantiman. Che maniera. Buongiorno, signorina. Ma oggi sono così allegra che non capisco più niente. Pensi, tra poco sarà qui la mamma. E con la mamma e il papà, lo zio, la nonna. No, la nonnina. E insieme alla nonnina faremo festa alla... Che pasticcio. Il pasticcio è nella tua testa. Del resto, come nei tuoi cassetti. No, per i cassetti non è vero. Come non è vero? Non è più vero. Ah? I cassetti li ho già vuotati. Ah, perché li hai vuotati? Ho preparato le valigie. E questa è l'unica cosa che mi rattristi, anche se partirò col babbo e con la mamma. Dopo tanti giorni passati qui con te. Dopo tanti giorni sereni, allegri, in questa bella casa, tranquilla. In quel giardino tutto fiorito. Allora, i merletti, vediamo, vieni, vediamo se saprai essere una buona cameriera. Prima i merletti, vero? Prima i merletti, si capisce, voglio farmi bella. Ah no, ma questo è un polsino, lo vedi che non te ne intendi della moda dei miei tempi, lo vedi che sbagli, lo vedi come sei. No, non è per tutto questo. Tutto in fretta. Sono tanto allegra che non capisco più niente. Lo vedo. Ecco, così, brava. Adesso qui, così, brava, e adesso la spilla e le perle, dammi lo specchio, voglio... L'anello qui tra brillanti. Sì, brillanti, brillanti. Quello con i rubini. Quello con i rubini. La collana di perle. E la spilla a mezzaluna. Ecco qua. Ed ora uno specchio? È uno specchio subito, perché voglio vedermi se sono bella abbastanza, appunto. Ecco. Com'è bella, come sta bene in mezzo a pizza? Sì, non c'è sei male. Sei la più bella, la più elegante, la più cara nonna del mondo. Approvo e condivido. Ma signora, sembra una regina. Approvo e condivido anche questa volta. Si specchia sempre. E quando mi specchio io mi grida, smettila civettona. Ma è naturale, perché coi visetti come il tuo appare sempre anche un diavoletto. Che paura. Invece, con i visi come il mio, non c'è ormai che un angelo col dito sulle labbra. No, niente. Ho scherzato. Alla mia età si può anche scherzare con gli angeli. Signora, ho visto una macchina. Ah, sì,
Sì, allora. Arrivano. Eccoli, eccoli, eccoli. Fa subito, così mi lascia. Vieni, allora. Però, sono un po' emozionata, le assicuro. Coraggio, coraggio, signora Clotilde. Coraggio, coraggio, anche quando si è contenta. Eh già, ci vuole coraggio anche per questo. Nonna! Ciao! Ciao! Le mie figliole. Cara, come stai? Bene, nonna? Sì, sempre meglio. Ringiovanisci, sai? Naturale, naturale. Uomini. Non ci sono con voi gli uomini? Sai, mio fratello Marco ha appena toccato il lago, ha lasciato la macchina, dice che verrà a piedi. Sai, Marco vorrebbe sempre viaggiare a piedi. Sì, lo so, anche da bambino faceva così. Sì. Ma è tuo marito? Vieni. Mio marito. Allora, entriamo in casa, sediamoci allora. Carlo, già preparato. Già fatto. Sì, benissimo, bravo. Io dicevo appunto, siedi, tuo marito... Tuo marito verrà, spero, più cattivo tardi. Cattivo papà. Verrà, spero, più tardi. Forse non potrà venire, anzi, certamente non potrà venire. Davvero. Cattivissimo. È in un periodo difficile, mamma. Da alcuni mesi ha iniziato un'attività nuova. Oh. Ricordi quello che ti scrivi? No, lo sapete bene che qui non bisogna parlare né di quello che è stato, né di quello che è, né di quello che sarà. No. Qui ci si siede solamente così, ci si guarda bene e poi si prende l'aperitivo. Lo so, mamma, non l'avevo dimenticato. Nemmeno io, nonna. Dicevo così tanto per scusarlo. Sì, anche per farti gli auguri da parte di Guido. Ma come sta bene la nostra nonna, vero? Oh, è una gioia guardarla. Sì, sempre quel suo bel viso chiaro, quegli occhi che sembra che accarezzino, cara. Siete voi, care, che siete tutto per... Carlo è il custode delle tradizioni. Grazie, ma io sai non ne bevo. Pochino, No. Mamma, grazie. Anche allora, tu, piccolina? Un poco. Pochino però, Poco, poco. Ecco, così. E a me. Auguri, nonna, tanti. Voglio auguri, caro. Io. Non lo prendo. Che brava. E allora, adesso bisogna andare, Ma posso guardarvi bene? Ah, così tranquille, felice, questo mi fa felice proprio, felice. Ma servi? Grazie, signora Coltini. Scusi, sai. Prego. Vuole accomodarsi qui e bere in onore di questa dinastia di donne. Sì, perché ho 80 anni, 57 mia figlia e... Non si dice. È la piccola... 18 anni? Che 18. I 18 non l'hai ancora compiuti, 17. Ma non manca che un mese, mamma. Ma tesoro mio, anche un mese conta, sai, per me. Per me conta anche un giorno. E per me un'ora. Grazie. Signor Banzi. Sì, signora. Sa, quella faccenda di cui abbiamo parlato. Sì. Ebbene, può realizzarla, sì. Anzi, se vuole andare subito in biblioteca a scrivere quello che ha da scrivere, faccia pure, sa. Faccia pure. Allora, va bene, vediamo, signora. Più tardi. A più tardi. Permesso. Sì. E adesso noi... Noi ce ne andiamo così, tranquillamente, a piccoli passi, in questa nostra bella giornata. Buongiorno, nonna! Buongiorno, mamma, buongiorno, sorella. Buongiorno, benvenuta, siamo così ritardatari. Ah, pazienza, nonna, il lago era più bello che mai oggi. E io non ho potuto fare a meno di regalargli un po' del mio tempo. Era una delizia, vi dico. Una delizia che voi non avete neppure intravista. Prego, scusa. Oh, Carlo, come va? Ottimamente, signora. Che delizia vedere tutto, approfondire tutto. Ora sto meglio. C'era un gioco di nuvole che si specchiava nel lago. Uno splendore. Oh, nonna, scusa, gli auguri. Ma ho fatto ancora gli auguri. Non importa, perché il più bello augurio me l'hai fatto venendo qua. Non avevo dei fiori per noi. Li avrei dimenticati. Mi spiace, chissà dove li ho perduti. Ma no, li ho perduti. Te ne porterò l'anno 21 anche per quest'anno, L'anno 21. E il mio cognato dov'è? Ah già, non ha potuto venire, gli affari.
Ma come mai non ha potuto rubare neppure un giorno? Marco, vai nella tua camera, sei tutto impolverato. Ah, sì, sì, impolverato e accaldato, ma era così bello, era. Sai, ti ho fatto preparare la solita camera, quella che tu ami, col grande panorama, Ah, che cara nonna. Vado e torno, un minutino. Sempre lo stesso. Perché dovrebbe cambiare? Del resto, anche suo nonno era così, oh? Amava tanto il lago, oh? Ci si fermava per delle ore a guardare poi le nuvole, mi piacevano tanto. No, allora cosa si deve fare adesso? Adesso sai cosa si deve fare? Si deve andare a piccoli passi a nella nostra passi, bella giornata. E poi cosa dobbiamo fare? Tu ci accompagni nelle nostre camere. Sì. E poi riposi un poco nella tua. Sì. E poi allora di colazione ci ritroviamo tutte qui, eh? Eh già, come sempre, come sempre. E niente, cosa deve fare? Io devo fare con Carlo. Ah sì, insieme con Carlo io devo. Rina deve provvedere con il mio aiuto ad apparecchiare la tavola con... E con la poltrona per la nonna da un lato e dall'altro lato le sedie per tutti noi. E una ghirlanda di fiori che va dal suo piatto ai nostri. Ma quali fiori? Quali? Ciclamini! Mi sei ricordata all'ultimo momento? Bravo. E poi dicono che la memoria è dei giovani, ma non è vero, perché io mi ricordo di tutto. Signorina. Oh, sì, andiamo. No, le volevo dire che se avesse piacere di fare una passeggiatina in giardino, io potrei incominciare da sola ad apparecchiare. Perché dovrei fare una passeggiata in giardino? Non ne ho proprio voglia. No, proprio nessuna voglia. devo proprio incominciare da sola ad apparecchiare, vero? La partita è andata benissimo. Quale partita? Quella che ho giocato per conto mio, contro me stesso, dal momento che lei non si è degnata di venire. Ma ieri l'ho avvisata che arrivavano la mamma e la nonna. Sì, ma mi ha anche promesso che forse una scappatina l'avrebbe tentata. E invece non l'ho tentata. Ho voluto che giocasse da solo, per farla vincere almeno una volta. Grazie. E anche per lasciarla un po' meditare sulla malinconia di cui mi ha parlato i primi giorni. Quella che l'ha fatta venire in questo romitaggio a dimenticare. Questo argomento non sono permessi gli scherzi. Evidentemente la malinconia non è ancora passata. È tenace, poveretto. Ebbene? C'è qualcosa di nuovo? Certo, sono arrivate la mamma e la nonna. E anche lo zio. E poi? Poi domani ripartiranno con me. Già. Me ne andrò via. Io piangerò. Oh, io invece riderò. Riderò molto. Sarò perfettamente felice. Penserò che non dovrò più sopportare tutte le mattine quelle noiose partite a tennis con lei che gioca così male. E non più al pomeriggio, quelle passeggiate sempre uguali. E alla sera, finalmente, non più quel seccatore che veniva fino al cancello, vicino al vecchio cipresso. E io non sapevo più che pretesti trovare con la nonna per correre a salutarlo. Perché voleva che corresse a salutarlo quel seccatore tutte le sere. Sarò proprio felice. Riderò che mi sentiranno fin dal paese. Riderà come ora? Ora? No, cosa credi? Ora mi è venuto in mente che partendo dovrò lasciare la nonna e... Certo, le sere erano molto belle qui. In quel cespuglio di lauro vicino al cancello. Sempre tante lucciole. E il vecchio cipresso si dormiva. E la signorina di Villa Smeraldo con quel suo pianoforte. In notturno e mi bemolle minore. Sempre qui. E sbagliava sempre lo stesso punto. Dio, bisogna che vada a vedere Carlo. Le poltrone, i ciclamini. Signorina Lietta. Quando la chiamo signorina mi viene da ridere. Scusi, ma è più forte di me. È una bambina, lei. Una bambina che ha finito il collegio, se non le spiace. Sì, sì, lo so, ha finito il collegio, ma io non capisco che cosa abbia imparato in collegio. Infatti non ha mai avuto il coraggio di oltrepassare quel cancello o di farlo oltrepassare a me, malgrado ci fossero quelle lucciole, quel pianoforte e quel notturno. Mi ha mai richiamata per dirmi queste cose? No, queste cose non sono state che una divagazione, così.
signorina Liet, ecco, senza ridere, vede, potrei avere l'onore di conoscere, la sua mamma e la sua nonna? Com'è mondano? Potrei chiedere alla sua mamma di permettermi, quando sarò in città anch'io, fra pochissimi giorni, di permettermi, insomma, avrei piacere di venirla a trovare qualche volta, ecco, di venire a trovare lei, naturalmente. Quando si è seccatori di natura come me non ci si decide a smetterle, allora le povere vittime devono rassegnarsi. Mamma! Mamma! La signora del bagno, devo dirle qualcosa? No, Tina, aspetterò, piuttosto fa lo stesso se cominciamo con la nonna. Cominciamo pure con la nonna. La signora Palmira, Tina, prega la signora Palmira di scendere appena può, più presto che può. Va bene, signorina. Ecco, così lei avrà l'onore di conoscerla. Ma forse ho fatto male. E perché? Non so perché, ma forse era meglio che... Che cosa? Oh, niente, sciocchezze. Ma tutto un tratto mi è parso di non capire più niente. Tutta la mattina che non capisco niente. Che c'è, Lietta? Oh, nonna, grazie di essere venuta. Avevo piacere di farti conoscere l'ingegnere Vito Pandini. Piacere. Se in questi giorni sapessi, nonna, quante partite a tennis io e lui, e lui perdeva sempre. Un eccesso di gentilezza, ingegnere. Gentilezza senza merito, semmai non so giocare affatto. Ora lo confessa. Si annoia molto in questa villeggiatura, se ha potuto, senza saper giocare. Infatti mi annoio moltissimo. No, non è esatto. Mi annoiavo moltissimo, ma poi... Che c'è, nonna? Papà, aspetta! Nonna, ti sei spaventata. Che bambina, ma la colpa è mia. Non ti avevo avvertita. Vogliamo fare una sorpresa alla nonna. Sì. Sì, cara, e ora non posso spiegarti. Ma questa è la giornata delle sorprese. E non dovrei dire di aver veduto il papà, né alla mamma né alla nonna. Non dovrò dirlo. Se vogliamo preparare la sorpresa, anzi, va di là prima che ti veda. Addirittura. È meglio, credi. E poi devi preparare la tavola. L'accompagni lei, ingegnere, così anche lei imparerà a conoscere uno dei riti della tradizione. Andate, ma andate. Non potrei aspettare un momento, sta per arrivare. Gli darò un bacio poi. Più tardi. E allora, bacialo tu per me. E digli che sono tanto contenta di vederla. Sì, cara. Andiamo. Quel tesoro di nonna vuole i ciclamini, lei, tra il suo piatto e i nostri. È veramente un tesoro. Non vi ho avvertite, lo so, ma non ho avuto il tempo. Sono rientrato solo questa mattina. Dalla stazione ho telefonato a Delia, nessuno mi ha risposto. Allora ho telefonato a casa sua. La cameriera mi ha detto che eravate partiti in macchina... E ho preso il primo treno. E come sta la nonna? Che piacere di rivederla. Una volta ridevo delle tradizioni della nonna, ma ora si vede che sto invecchiando. Dove sono? Di sopra? Guido! Che c'è, mamma? Le tradizioni della nonna tu le hai dimenticate. Non capisco. In questa casa oggi bisogna essere contenti, allegri. E appunto per questo... E tu credi che Delia, rivedendoti così all'improvviso, dopo quello che... Che cosa? Mi sono allontanato per il lavoro, Delia lo sa. Ho passato 3 mesi di preoccupazioni e di noie. Avrei voluto che lei mi raggiungesse con Lietta, ma cambiavo sede continuamente. E poi, anche se fossero venute, lavoravo giorno e notte. Una vita orribile, mamma. Mi sembra di essere stato malato. E ora che sono tornato, io speravo di vedervi contente, mi illudevo che... Guido! Ma cosa c'è? Piano! Si può sapere che cosa pensi? Piano! Ma insomma, cosa sono questi disperati? Ma ti prego, non mentire più. Ma io non ho mentito. Che pena di te. Pena di me? Non hai ancora capito che io so tutto. Tutto? Tutto che cosa? Mi spiace parlare di questo, ma è necessario. Altrimenti tu continui con queste tue sciocchezze. Il lavoro, i viaggi e non potremo mai capirci. Quella signora che già un anno fa con te... Ho saputo tutto, fin dai primi giorni. Come, da chi, non ha importanza. Ed è stato un grande dolore e anche una grande paura. Come se dovesse ripetersi per mia figlia tutto quello che io ho patito. Lo sai anche tu. 10 anni di matrimonio e di esperienze amare. 30 anni di vedovante e di ricordi ancora più amari. La mia vita. Avrei voluto scriverti, ma sarebbe stato inutile. Ho aspettato. E forse ho fatto bene.
Qualcosa deve essere cambiata. Baglio. Guido, ti ho domandato se... No, scusi. Scusi, pensavo a Delia. Pensavo che anche lei, naturalmente, sa tutto. A Delia? Io non ho detto nulla. Io credevo in quel tuo lavoro. E Delia? Anche lei. Qualche volta diceva Lietta, bisognerà che il babbo cambi mestiere, altrimenti finiremo per non vederlo più. Ma allora? Allora. Allora Delia potrebbe aver finto con Lietta e con me, come io fingevo con lei e come ho finto oggi con la nonna. Lei ha qualche ragione per sospettare questo? Non saprei dirti. Delia non ha mai avuto confidenti in nessuno, neppure in me. Io non ho mai potuto immaginare quello che pensa. Certo, non la conosco. So soltanto che non mi somiglia, come io del resto non somiglio alla nonna e come Lietta non somiglia a nessuno di noi. Parlo di quello che portiamo dentro, naturalmente. Ora io non posso immaginare quello che farebbe Delia quando ti rivedesse. E non vorrei che proprio qui e proprio oggi... Pensare che stanotte in treno non potevo dormire. Per la tenerezza che provavo pensando che sarei stato qui con Delia, con Lietta. Credevi che nessuno sapesse? Speravo. Sei ancora molto giovane, Guido. Ah, ecco la nostra mammina. Oh, ci sei anche tu, cognato. Sei arrivato più in ritardo di me, eh? Già. Ma tu non potevi venire agli affari, eh? Sì, invece... Benissimo, benissimo. Beh, io vado in biblioteca, eh? Scopro sempre qualcosa che mi piace in questa biblioteca. Era un gran bibliofilo il nonno. Marco! Che? Forse Guido non potrà restare con noi. Ah no, ho peccato. Sarebbe bene non dire neppure che è venuto. Ah sì, sì, come volete voi. Arrivederci. Forse Delia non sa veramente nulla. O forse sospetta soltanto. E lei potrebbe parlarle, dovrebbe dirle... Tante cose, mamma. No, troppe cose dovrebbe dirle. E lei stessa non le sa. O troppe cose o una sola. Come? Troppe se anche lei sa. E se invece non sa, una sola. Guido è tornato dal suo lavoro. E lei le direbbe veramente questo? Certo. Si alleerebbe così con me? Allearmi, via, non è esatto. Eppure non ne sarei indegno, mamma. Se non altro... per questa pena che è sincera. E poi è stata una disgrazia, è stata... È stata una cosa di cui non voglio più sentir parlare. Ma giusto. Mi scusi. Credevo di essere già arrivato al fondo del pentimento. E invece è appena cominciato. Sì. Qualunque cosa accada fra te e lei, è appena cominciato. E allora... Aveva ragione. Oggi qui non è possibile incontrarci. Me ne riparto. Dove conti di andare? Non lo so. Ma forse... Comunque non ripartirò col cuore che avevo quando sono venuto. Non mi lasci ripartire, mamma. Trovi il modo di parlare con Delia, di sapere se posso rivederla. E se proprio non potessi, allora si vedrà, si penserà. Ma finché c'è questa speranza, io ho paura. Di ritrovarmi solo. Dopo tutti i sogni di stanotte, tutti i pensieri che mi hanno accompagnato fin qui, io ho paura di non potermi sentire così solo. Zitto, non dire più niente. Io so quello che faremo. Che cosa? Rimarrai qui, vicino, e io parlerò a Delia appena mi sarà possibile. Certo, prima di stasera. Ma come le parlerà? Le dirò, se Guido fosse arrivato, e guarderò il suo viso, i suoi occhi. Se capirò che puoi venire, le dirò che sei tornato veramente e che in pochi minuti potrai essere qui. E se invece... No, non pensiamo a questo. Speriamo di non dover mai pensare a questo. Signor Vanti. Signora. Ancora lavoro? No, ho terminato. Ora chiacchieravo un po' col suo figlio. Siamo tutte e due innamorati dei libri della signora Clotilde. Ah, se le occorresse qualche cosa... Un favore, prego. Non ha che da chiedermelo. Oh, come va? Buongiorno, signor Vanti. Piano, prego. Signor Banti, sì? Se io dovessi confidarle una cosa che non posso spiegarle se non in parte, non è una cosa grave. Si tratta... Ecco, vorrei evitare alla mamma una preoccupazione, forse un dolore.
Bisogna che sia contenta lei, che ci creda contenta e conservi la sua bella felicità oggi. Perché sorride? No, niente, niente, pensieri miei, scusi. Diceva che voleva evitare un dolore alla signora Clotilde. Sì. Bene, bene, mi dica, l'aiuterò molto volentieri. Senza chiedermi nulla di più di quanto le dirò. Ma naturalmente. E allora, conduca a casa sua questo signore. Non dica a nessuno d'averlo visto, faccia che nessuno lo veda e lo tenga con sé, come un prigioniero. Capito? Va bene, signora, va bene. Grazie, signor Banti. E non si stupisce nemmeno un po'. No, e perché? Passate per la viottola che non vi vedano. Andate, andate. Arrivederci. Arrivederci. Dunque, caro ingegnere. Mira, io t'ho chiamata, ho bussato anche alla tua porta, ma tu non c'eri. Ero andata in giardino, nonna, c'è un sole così bello. Sì, è vero, è una giornata proprio. Ah, ingegnere. Buongiorno, signora. Aspetta. Signorina Lita, sarebbe meglio che io me ne andassi. Perché? Beh, qui sono di troppo ora, non... Ma non voleva conoscere anche la mia mamma? La guardi, la mia mammina. Com'è bella e com'è giovane. Sembra mia sorella. Ma cosa dici, Lieta? Lei è venuto qui forse per farmi gli auguri, eh? Sì, signore, è di tutto posto. Grazie, grazie, lo credo. Sa che quando lei sorride assomiglia tanto a suo padre, tanto... L'ingegnere Panini... Molto lieta. Signore. Finalmente lo abbiamo qui per 15 giorni, eh? Eh sì, perché finalmente è venuto nella villa di suo padre. Era tempo, veramente. Sai, suo padre e il nonno erano amici intimi ed erano grandi cacciatori, eh? Però molte volte si dimenticavano di sparare agli uccelli per udirli cantare. Proprio cacciatori come piacciono a me. Però lei non credo che sarebbe così, eh? No. A meno che io li vedevo la mattina, sai, lui, l'ingegnere e Lieta, che giocavano a tennis e l'ingegnere perdeva sempre. Proprio così. E io davo il premio a Lieta tutte le volte, tutti i giorni. Lui perdeva e io davo il premio. Eri più contenta tu di darlo che Lieta di riceverlo. Quando sono regali che fa piacere di dare. Cos'è, Carlo? No, volevo dire, signora, che è tutto pronto. Ah, sì, allora andiamo. Scusi, sai, ingegnere, ma noi la vediamo questa sera a pranzo, perché di mattina, sai, la consuetudine di essere fra intimi, e così, a questa sera, grazie, a questa sera a pranzo. Allora andiamo. Sì, nonna, un momento, scusa, ho dimenticato la mia frusta in camera. Vieni tu, prendi il posto della mamma, via, ma... vieni. Ma cosa fai, andiamo. E dimmi un po', la tavola è pronta? È pronta? La tavola? Sì, è pronta. I fiori? Sì, nonna. Quali? I ciclamini? Sì, i ciclamini, sì. Meno male. E Marco dov'è? Dov'è Marco? Sarà in biblioteca. Chiamalo. Fio Marco! Che c'è, Lieta? Cosa c'è? Vuoi venire con me? Se ne andiamo in giardino a leggere, eh? In giardino? Ma è ora di colazione! Ma come colazione? Tanto meglio, andiamo a colazione. Ma andiamo. Vorrà fare qualche sciocchezza, spero. Mi stupisco di non averne già fatta una quando l'ho veduta apparire. Ma perché? Rivederla qui, in questo modo, quando già credevo d'averla perduta. No, ma cosa dice? Cosa pensa? Non ha capito che si tratta solo di una somiglianza. Ma vuole scherzare? Sì, ma scherzare molto sul serio. D'altronde io sono la signora Delia Rivani. Ha mai conosciuto lei la signora Delia Rivani? Io ho conosciuto una piccola signora bionda che ho chiamato con tanti nomi innamorati per 2 giorni. Una piccola signora che da allora mi è sfuggita, ha fatto di tutto per non essere ritrovata. E ora? E ora le fa incontrare un'altra signora che le assomiglia. Ecco. Benissimo. Mi fa incontrare un'altra signora che le assomiglia. Lo scherzo è molto difficile per me. E per me no, forse? Per lei? Ho detto forse. Ma ora io non sono in gioco. È in gioco lei.
E se lei vuol poter ritrovare quell'altra signora, deve convincersi che io sono soltanto una che le assomiglia. Troppo. Terribilmente. Deliziosamente. Scusi, ma la signora la prega... Sì, certo, Carlo, vengo subito. Arrivederla in bellezza. Oh, la mia trousse. La dimenticavo un'altra volta. Sono veramente tanto distratta. Oggi poi... Cosa ha detto poco fa? Ha parlato di Lietta e di lei, di mia figlia e di... Sì, è vero. Lietta, sua figlia. La signora Clotilde, sì. La prega di... Sì, Carlo, sì. Sempre, sempre distratta. Sempre troppo distratta. Che cosa? Vuoi canzonare il tuo papà? Ma perché? Balli bene. Veramente? Sì, sì. Mi piace molto. Io ballerò sempre con te, solo con te. Ma non impegnarti troppo, bambina. E tu non dire sciocchezze, uomo. Beh, adesso mi manchi di rispetto. Il rispetto bisogna meritarselo. Ma senti che sapienza. Papà, papà, lasciami dire tutto quello che voglio. Mi fa tanto bene. Dire tutto quello che voglio e ballare con te. È la prima volta che ballare mi sembra bello, eppure ho già ballato tante volte, ma era diverso e a un certo punto io dicevo sempre basta e mi mettevo in disparte. Lietta. Non lasciami dire. Sì, tutto quello che vuoi, ma potrei dire qualcosa anch'io, non ti pare? Non mi pare, non mi pare. Tu non devi dire niente. Non devi guardarmi così. Guardarti come? Con quegli occhi che vorrebbero entrare nella mia testa e vedere. Non c'è niente da vedere. Oh, forse sì, una cosa. Una grande allegria, una grande voglia di ridere. Ridi, ridi anche tu, papà, almeno per farmi contenta, ridi. Bambina. Oh, caro, caro papà. Oh, scusate. Ah, bel modo di interrompere un idillio. No, 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 non dovevate interromperlo. Noi saremmo passati in punta di piedi facendo finta di non vedere. Vero, ingegnere? Certamente. E ora non avremmo il rimorso di aver fatto finire una cosa... Molto bello. Oh, nessun rimorso, signor Vanti. Quella cosa molto bella può anche ricominciare subito. Vuoi? Ora, ora... No, papà, è tardi. Poi dovrei andare dalla nonna. No, è un po' stanca la signora Clotilde. E noi ci siamo congedati proprio per questo. Già, però ho voluto che le promettessimo che saremmo tornati domattina tutte e due. Già, e noi torneremo molto volentieri. È un piacere conversare con la signora Clotilde. Io vado. E io accompagno questi signori fino al cancello. Grazie, ingegnere. Arrivederci, signorina. Buonanotte. 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 Come? Buonanotte, signorina Lietta. Ah, sì. Buonanotte. Oh, nonna, scusa, non t'ho sentito entrare. Pensa, stavo per addormentarmi. Come una bambina, tutto un tratto mi è venuto sonno, un gran sonno. E hai cominciato a piangere. Ah, no, cosa dici? Non piangevo affatto. Ti senti poco bene? No, no. Oh, forse sì, ecco, non mi sento bene e mi è venuto da piangere. Dunque piangevi? Ho detto che piangevo? Sì.
E potevi anche non dirlo. Piangi ancora adesso. E mi fai pena due volte. Perché piangi, Giulietta? E perché vuoi nasconderlo? No, no, pena, nonna. È una sciocchezza. Se tu avessi tardato un momento a entrare, mi avresti già trovata tranquilla. Vedi? Ora ti spiego. È stato come un sogno, una specie di sogno. Non hai detto che stavi poco bene? Sì, l'ho detto, ma non è proprio così. O almeno è anche così, ma... Ascolta, e capirai tutto. Ero qui col papà. Ballavamo e ridevamo, io e papà. Poi è arrivato il signor Banti e anche l'ingegnere. Papà è andato con loro fino al cancello. Io sono rimasta sola. È difficile spiegare queste cose, nonna, ma è come se avessi avuto paura. Ti è mai accaduto, nonna? Di aver paura? D'aver paura così, dico, quando eri piccola. Può darsi. Vedi, niente, non ti preoccupare, è già tutto finito. Non mandare più niente. E andiamo dalla nonna. Già prima ero sul punto di andarci, poi quella sciocchezza. Sta dormendo, silenzio, eh? Io insistevo prima perché andasse a dormire, ma che lei non ha voluto sapere. Poi a un tratto, mentre parlavo, ho appoggiato la testa sul petto e si è addormentata. È rimasta sola? No, c'è Marco con lei, verrà ad avvertirci appena si sveglierà, magari fra pochi minuti. E sai quelle passate di sonno che hanno i vecchi alle volte? Beh, cosa c'è dietro? Che fai? Niente, guardo se arriva papà. È andato fino al cancello per accompagnare il signor Banti e anche l'ingegnere. Anzi, potrei andargli incontro. No, no, vieni qui. Che c'è? Che è stato, bambino? Come? Ah, vuoi dire... Niente, niente. Forse mi vedi gli occhi rossi, ma la nonna ha già capito. Ha già saputo. Veramente? Perché vuoi parlarne ancora? Perché la mamma non possa pensare al peggio. Il peggio? E che può essere il peggio? È una sciocchezza, ti ripeto, una sciocchezza che non merita tanti discorsi. Ma come devo parlare per farmi capire? Lietta. Vado incontro al papà. No. Tu stai qui. Beh, la mamma ha fatto benissimo a dire quello che ha detto. Anche se io non avrei pensato a nessun peggio. Ci mancherebbe altro. La mia bambina, io ti conosco bene. L'hai trovata che piangeva, vero? Già. Anche da piccola le capitava spesso, ti ricordi, vero? Sì, certo. Tante volte la notte all'improvviso. Sì, sì, e anche in collegio, spesse volte, anzi tutti i giorni quasi, le compagne mi burlavano. Non è niente, ti assicuro, mamma, un po' di stanchezza, un po' di nervi. Ma adesso baderò io ai nervi della mia bambina. Anzi, sai cosa facciamo? Ecco, questo sì. Questo sì che è ben fatto. Stanotte dormirai con me. La Tina aveva preparato l'altro letto per il papà. E invece il papà dormirà in camera tua. Se tu volessi che Lietta la prendessi con me. No, mamma, è meglio che ci dorma io con Lietta. Così se quel brutto male tornerà e tu ti sveglierai, non sarai sola e potremo parlarne. Su, su, ma cosa c'è, bambina? Via. No, è tanto stanca. Troppe emozioni in un giorno solo. La mamma... La nonna, il papà, troppo. Troppo per un cuoricino così piccolo e per dei nervi così terribili. Su, Lietta, su, bambina. Oh, guarda. Lietta che si fa coccolare come se fosse ancora una bambina. La nonna si è svegliata. Eh? Ah, sì, si è svegliata. Sì, sono venuto appunto a dire che si è svegliata. Ma non ti vergogni, sei quasi più alta di tua madre ormai. Mi piacerebbe sapere che capricci sta facendo, proprio... Non vai dalla nonna, Marco. Ah, sì, vado. Ma mi sembrate un po' tutte e tre stranite. Ma che stranite? Ah, no? Tanto meglio. Vado dalla nonna. Vengo, nonna, vengo.
Beh, cosa fai? Vuoi farti trovare così dalla nonna? No, dell'altra no, questo no, questo no. Vai a letto, diremo alla nonna che avevi sonno. Va, corri. Corri, Lietta, io verrò più tardi, vai. Passerò a darti la buonanotte. Sei proprio sicura che sia una cosa da nulla? Sì, mamma, sono certa. Fra un'ora non se ne ricorderà nemmeno più. Lietta è sempre stata un po' strana. Sempre? Non dire. Certo, oggi. Anche a colazione la era. E anche dopo, quando eravamo in giardino. Non ho notato. Ad ogni modo sono contenta che dorma con te. Anche se Guido non sarà troppo soddisfatto di questo imprevisto. Cosa fa la nonna? Perché non viene? È stato gentile, Guido, a tornare proprio oggi. Dovremmo andare noi, Vilana. Cosa dici di Guido, che è stato gentile? Sì, mamma. Guido è sempre stato gentile. È vero. Sì, sì. Gli sono sempre piaciute le sorprese affettuose. E così oggi, quando ti ho annunziato il suo arrivo, non ti sei sorpresa affatto. Io? E perché avrei dovuto sorprendermi? Avevo creduto bene di usare molta prudenza. Prudenza sprecata, mamma. Me ne sono accorta dopo, ma tutta prima. La nonna, andiamo. Ah, la casa è piena di gente. E la nonna rimane sola con questo signore che non fa che leggere. Ma io, nonna, t'ho lasciata che dormivi. Ora che giravamo un poco. Si direbbe che soltanto a casa tua ci si ritrova, mia figlia ed io. Parlavamo di tante cose piacevoli. Lietta, dov'è? Già, dov'è Lietta? Sai, Lietta, poverina, si stava addormentando sul divano. L'abbiamo mandata a letto. Ah, troppi capricci. Figurati, mentre noi eravamo di qua, lei e il suo papà di là, una festa da ballo. Ma no, davvero, è divertente. Ma forse si sarà stancata troppo ballando. No, non è stato tutto il resto, sai, una giornata così intensa. Sì, ma è tuo marito, è andato a dormire anche lui così presto. No, cara. È andata a accompagnare il signor Banchi, l'ingegnere. E poi probabilmente avrà allungato un po' la strada. E la notte è così bella. È così bella. Io ho sentito l'usignuolo. Davvero? Sì, sì, ti porterà fortuna, nonna. Lo ascoltavo, occhi socchiusi. Come una bambina capricciosa. Eh? Sì. E ti ho sentita, sai, andare via. Non sì. Dormivo, no. Stavo così, occhi socchiusi, come il nonno faceva quando si parlava alle volte insieme. Così poi tutto un tratto diceva, zitti! E voleva sentire l'usignuolo. Ci voleva anche l'usignuolo questa notte per farmi felice, proprio felice. Cara. Sì. Lietta è su che dorme, serena. Voi due siete qui che mi guardate così felici. E io sono felice. E Marco è là che legge. Io sono vorrei che tutto questo durasse sempre. E invece, purtroppo... Mamma. No, niente. Lietta ha dato il buon esempio. Ah, sì? E che buon esempio può dare Lietta a voi e a me? Quello di andare a riposare, mi sembra che anche tu. No, io non voglio riposare ancora. No, non voglio. Non voglio andare a letto ancora. Ma è tardi. Ma sì, lo so che è tardi. È tardi per voi altre perché vi siete alzate presto stamattina, avete viaggiato e poi tutto il giorno intorno alla nonna a fare le feste. È naturale che siate stanche. Andate a riposare, andate a letto. Dopo di aver accompagnato te, mamma. No, io non voglio andare a letto. Ma sei più stanca di noi. Ma no, non è vero. Ma è strano, ma no. Ma no, non è strano. Carlo, dillo tu, quante volte la sera io mi attardo, appunto non vado a letto subito e tu mi vedi che dormicchio un po' sulla poltrona e poi cammino, passeggio da me. Quante volte? Dillo tu. Ah sì, tante volte. Vedi, così? Appunto. Non ho mai sentito questo. Ma... Beh, è una novità, e che alla mia età non si possono avere delle novità. E poi per farvi proprio tranquille vi dirò che... Voglio rimanere alzata per vedere se posso sentire ancora l'usignuolo. Sì, ma come piace a me, qui, sola,
come piace a me. Questa volta sei proprio convinta. Davvero? Sì, sì. Allora, ecco. Buonanotte. Allora, buonanotte, cara. Domattina sì. Non vi alzate tardi, no, anche se dovete partire a mezzogiorno, perché vorrei avere un po' di tempo da stare con voi. Ci alzeremo presto. Sì, stai sicura, non avremo tanto tempo per parlare ancora. Eh? Buonanotte. 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 Tu, Marco, rimani qui? Ah, no, no, no. Vengo a letto anch'io. Porto con me questo libro. Sarà una cosa bellissima. La finestra aperta sul panorama. Si vedono persino i lumi di San Fiorenzo. E i grilli. Che musica i grilli. Andiamo? Buonanotte, Laura. Buonanotte, caro. Buonanotte, va. Buonanotte. Signora... Che c'è? Signora Dianzi, io le ho detto... Beh, hai detto quello che dovevi dire. Sì, sì, ma adesso che siamo soli, mi dica la verità, lei sta poco bene? Io no. No? No, no, non sto poco bene, no. Sono un po' come di inquietudine, non so. Come sarebbe inquietudine? Non so spiegarti bene, ma... Vuole che chiami Tina? No, per carità, no. È troppo giovane. E appunto per questo? No, perché appunto per questo? Perché è giovane. No, no. Potrebbe curarla, no, meglio di me, aiutarla. No. Allora preferisco avere te vicino a me, te che non sei più giovane, ma che mi capisci però, perché sì, da tanto tempo. Se io ti dicessi, per esempio, che, non so, questa sera vorrei che fosse già l'alba, vedere la luce sugli alberi, sentire le mie figliole che discendono e se ne vanno via felici, anche se se ne vanno, ma... E poi... tu mi capiresti forse, mentre invece Tina no. E se io ti dicessi anche che questa notte, non so, ma... Ho come paura di andare a letto, così. Tu mi capiresti? Forse sì. E Tina no. Tina no. Signora, mi perdoni, ma io vorrei disobbedirle. Ah, beh, non sarà la prima volta. Sì, io vorrei chiamare Tina. Ma no. Nonostante quello che lei ha detto, che io ho capito molto bene. Ah, l'hai capito? Sì. Sì, ma io vorrei chiamarla, perché stesse qui un momento vicino a lei, mentre io potrei fare una corsa... dal dottore. Ma no, non è necessario, sì, no. Lo so che non è necessario, lei non è malata, no. È soltanto un po' inquieta, ecco tutto. Sì. Ma io credo che sarebbe meglio, più prudente. E badi che le signore non saprebbero nulla, neanche la signorina. Io farei tutto in segreto. Ecco, un segreto fra lei, me e Tina. No. Vuole? No. Senti, che ora è? Deve essere mezzanotte, signora. Sì. Vado a vedere. Se... No, non importa, ma dimmi, tu sei stanco? Io? Sì. No, signora, no. Poi anche se lo fossi. No, perché io avrei un desiderio, avrei il desiderio di passeggiare. Sì. Fuori? Beh, fuori anche sì, magari. No, no. Umido. È umido già, forse. Sì, forse non, è meglio, prudente. No. Non è prudente. E allora qui non si può passeggiare. E poi Guido è ancora fuori. Ma sì, visto sì, sì. E non vorrei che mi trovasse qui. Allora si potrebbe andare a fare il giro della galleria, due o tre volte. Non è una cosa tanto strana, ti sembra? Niente strano, no, affatto. No? Succede anche a me, sa, signora. Ah, sì, di la verità. Sì. Certe notti io non posso dormire, mi sento come un peso allo stomaco. Allora mi alzo, passeggio un po'. E passeggiando forse ti passa. Quasi sempre. Vedi che non è poi una cosa tanto strana, ma no. Povero Carlo, sei stanco dopo una giornata di lavoro? No, non pensi a me, no, signora. Affatto. Allora andiamo. Scende qualcuno. Vorrei che mi trovassero. Idelia. Si sarà stancata di aspettare il suo marito, capisci? Si è impazientita, allora gli va incontro.
E che bella vestaglia si è messa, sì? Bella. E che profumo lascia. Hai sentito? Senti, sì, la scia. Sì, sento, sì. Sì. Cari figlioli, sono... andiamo allora, andiamo. Allora, non ti stancherò molto, sai. No, no, due o tre volte soltanto. Credi che basterà? Speriamo. Speriamo. Vedi. E cosa fai qui? Sono ridiscesa. Per venirmi incontro? Da. Ah, te ne ringrazio. Pensavo proprio a te ora, mentre attraversavo il giardino. Ricordavo di quando venni qui la prima volta. Eravamo sposati da un mese. Alla sera rimanemmo in giardino noi due. Era una serata come questa. Tiepida, tutta stellata. Sai che questa vestaglia ti sta bene? Ha un colore molto bello, molto... molto... è strano, mi sento in imbarazzo. Volevo dirti, in questi mesi ti sei fatta ancora più bella e più giovane, sì, anche più giovane. Ma se non mi rispondi nulla, se non mi guardi nemmeno, non posso certo seguitare al... Volevo farti la corte. E tu invece... Forse non vuoi che parli. Preferisci che rimanga qui vicino a te senza parlare? Va bene, allora mi tengo vicino a te. No, 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 no. Hai detto no? Come vuoi. Allora non capisco perché sei ridiscesa, perché mi sei venuta incontro, se... Ti sono venuta incontro perché volevo parlarti. Non possiamo parlare di sopra in camera. No, in camera mia c'è Lietta che dorme. Lietta? Sì. Per te ho fatto preparare nella stanza della bambina. Ah. No, forse Lietta non sta bene. No, non sta molto bene. Lo immaginavo. Dianti era qui con me, rideva, scherzava, ma... Si capiva benissimo. Ma è di questo che volevi parlarmi, di Lietta? No, non di Lietta, per ora, di te. Soltanto di te. Guido, quando stamattina la mamma ti è venuta incontro e ti ha detto che mi aveva avvertita del tuo arrivo, tu hai creduto che io non sapessi niente, vero? E hai continuato a crederlo anche dopo. Povero stupido. Perfino la mamma ha compreso e molto presto che fingevo. Anche poco fa non la finiva più di interrogarmi, di scrutare. Se n'è andata a letto col cuore pieno di tristezza. E la nonna crede che la sua casa sia piena di gioie. E invece piena d'angoscia. Dio, che fatica tutt'oggi per sorridere. Sì. Sì, hai detto giusto. Uno stupido. Un povero uomo stupido. E ora potrei tentare di mentire, ma... No, non lo faccio. Ascolta, Delia, devo dirti tante cose, le devi sapere. Anche se tu potresti immaginarle, per poco che ti ricordassi di come ho vissuto oggi, teso verso di te, per poco che tu capissi una cosa. Io potrei anche tornare via. Ma non voglio, capisci? Rimarrò qui... E non solo per Lietta. Oh, Lietta, sempre Lietta. Delia. E non parlare di Lietta, tu. Ma perché? No, 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 non puoi dire questo. Era così felice poco fa qui con me. Se tu ci avessi visti, Delia, avresti continuato a fingere. Mi avresti perdonato per lei. Che t'ha detto? Tante cose. Con una tenerezza, un abbandono. Mi sembra ancora di sentirla. Io riconosco tutte le tue ragioni.
Sono pronto a soddisfare come vorrai il tuo orgoglio, il tuo amore, perché anche io non ho cessato da amarti, mai. Dio, se tu potessi capirmi quello che è stato... Chi c'è di là? C'è qualcuno che cammina. No, no, ti è pazzo. Eppure... Non aver timori, Delia, se non per quello che c'è fra noi due. Dopo il primo giorno, credimi, ero già pentito. No, 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 c'è qualcuno che cammina di là, ma chi è? No, nessuno, vedi. È vero. Nessuno. Sono io che... No, non fare così. Non staccarti da me. Ora non ci siamo che noi due. Tu credi? Noi due soli. No, no. Sei fortunata, Guido. Se è vero che vorresti ricominciare la tua vita con me come se nulla fosse accaduto, sei fortunata. Ti capisco. Lo so, non è una cosa facile a dirsi. Ma vedi, Guido, se tu fossi tornato ieri, io non avrei voluto parlarti. Io non avrei voluto nemmeno vederti. Avevo già preso la mia decisione, ciascuno per la sua strada. Tu come in questi 3 mesi e io... E tu? Io non ci sono riuscita, Guido. E non è stato perché mi sia mancata la volontà, sai. E nemmeno le occasioni. Quelle, poi. Dio mio, gli uomini... No, no, così non va bene. Bisogna dire tutto con ordine, da principio. Da quel giorno che tu te ne sei andato e io ho capito benissimo la ragione della tua partenza. Un'impressione così strana. Come se me lo fossi aspettato. Nessuna ribellione, ma una decisione ferma. Anch'io, come te. E non ci sono riuscita. Ridicolo, no? Io che quando ti stavo vicina vedevo tanti uomini che mi sembrava potessero valere più di te, non ne trovavo uno solo che non mi avvilisse. No, Delia. Ascoltami. No, potresti non dire più nulla. No, se credi che t'abbia già detto tutto. Tutto quello che poi importa. No, no, Guido, non è vero. Per me è vero. Non è vero, Guido. Credi che avrei parlato così se non ci fosse stato altro? Una gita al mare, sola, sempre più decisa a vendicarmi. Già, è la parola esatta. Vendicarmi. Un uomo molto giovane. E io cominciai a sentirmi turbata, ma resistei ancora, solo per civetteria. Me ne andai all'improvviso e lui non potette fare nulla per ritrovarmi perché non sapeva nemmeno il mio nome. Io sapevo che lui viveva nel nostro stesso quartiere e quando uscivo speravo di incontrarlo. Mi sarebbe piaciuto. Così, poco a poco, ho lasciato crescere in me questa certezza. L'avrei cercato io. E poi? Poi? Guido, ora devi venirmi vicino. Devi guardarmi ora come mi guardavi prima, quando volevi essere perdonato. Sì. E ascoltarmi, ricordandoti di tutto. Ma perché? Perché la colpa è tua, Guido. Ma la colpa di che? La vita è cattiva. Lo sai che la vita è cattiva? Stamattina qui, proprio qui l'ho ritrovato. E ho saputo che per 15 giorni, ogni giorno lui è venuto in questa casa. E in questa casa, Guido, c'era Lietta. Lietta? Da. E io ho capito troppo tardi che... No! Sì. Lietta così piccola, così bambina, che ora crede di essere innamorata. Forse ora tu puoi comprendere meglio il significato vero di quello che Lietta t'ha detto e di quello che ho fatto io. Non era... La mamma che aveva dimenticato di essere mamma che ti aspettava qui, voglio dire che non era tua moglie ingannata. Era soltanto, semplicemente la mamma di Lietta che aspettava il papà di Lietta. Dobbiamo aiutarti. Sì, per me non c'è più che questo.
tutto quello che tu hai detto, quello che hai fatto, quello che ho detto io, quello che avevo deciso, niente, non c'è più niente, non c'è che questo, Guido. Anche per me. Con tutti i sacrifici che la vita vorrà, la sì. salveremo. E salveremo anche me ai suoi occhi, perché non mi creda quella che non sono e perché mi voglia ancora bene. Sì, ci voglia ancora bene. Guido. Oh, scusi, no. Carlo. Ma volevo chiudere, signora. Sì, certo, Carlo, noi siamo rimasti alzati un po', un due. Sì, anche la signora Clotilde. Come? Sì. Non perché stia male, no, ma diceva di essere un po' inquieta, ecco. Adesso salirà in camera sua, passerà di qui. Signora, le ho detto che la signora Clotilde fra poco passerà qui. Oh, sì, certo, Carlo, è giusto. Noi siamo un po' di cattivo umore stasera, ma voi silenzio, vero? Si intende. Andiamo, Guido. Buonanotte. Buonanotte. Qui con te. Ah, era la signora Delia con il suo signor marito. Ah, sì? Sì, sono entrati dal giardino e sono saliti in camera loro. Ah, sì, insieme. Sì. Ma tu hai parlato con loro? Sì, ho detto soltanto che venivo a chiudere la porta. Allora, signora, vado dal dottore. Ma Dio mio, svegliarlo, povero dottore, proprio adesso. Non c'è bisogno di svegliarlo, no, basterà un biglietto nella sua buca, ecco, che venga qui domattina, prima di colazione, prima di cominciare il suo giro. Beh. Vado. Sì, se vuoi. Fammi andare là. Adagio. Che buono, Carlo, tanto buono. E anche tu sei buona per alzarti così a metà della notte. Signora? Tutti sono buoni con me. Signora, non vorrebbe caricarsi? No, no, rimango qui. Aspetto che ritorni, Carlo. Allora lo prego, stia quieta, si riposi. Vuole una coperta? No, dammi lo scialletto se lo trovi. Credo sia rimasto su, signora, in casa. Non importa. Se vuole che vada. No. Bere qualcosa di caldo? No, no, non importa. Ma come si sente, signora? Non mi sentirei male, no, perché anzi adesso ho l'animo tranquillo perché Delia è andata su con suo marito, allora sono tutti qui in casa, lieta. La mia figliuola, Delia. Questa inquietudine. Senti, vorrei... è la sera... dei desideri. Che dica subito, che cosa vorrei? Vorrei che tu mi mettessi la musica che piace tanto a me. Ma certo. Quella della mia giovinezza. Quando ero giovane anch'io. Metti quella, sì. Perché mi fa piacere risentirla. Piano che non sentano gli altri. Così. E spegni un po' la luce. Sì. E adesso, se vuoi dormire, dormi pure, dormi. Grazie. Non ho bisogno di te. Va, nonna? Bene, benissimo, benissimo. Ah, bene, bene, non c'è bisogno neppure che tu me lo dica. Non ti ho mai vista con l'aspetto così riposato, con l'occhio così vivo. Me ne compiaccio tanto, eh.
E scusami, nonna. Di che? Io vorrei andare a rovistare ancora un po' in biblioteca. Sì, va pure. Va. È una miniera quella biblioteca, vero, signor Banti? Sì, infatti. E ogni volta che mi ci ritrovo... Sapete che poco fa Lietta non mi ha neppure veduto? Come non ti ha veduto? Figurati, stava seduta, guardava in aria. Io le sono passato vicino, proprio vicino. E lei? Niente. Ma come non l'hai chiamata? Oh, perché chiamarla? Forse sognava con gli occhi aperti. Però non si dovrebbe più dire che io sono il distratto della famiglia, eh? Proprio non si dovrebbe più dire. Ha sentito, signor Banti? Lieta guardava in aria così trasognata e non lo ha sentito passare. Ma c'è qualche cosa, che non va. Signora Clotilde, Eccole, mamma. Sì, cari, sì, sono qui. Buongiorno. Buongiorno, nonna. Buongiorno. Dormito bene? Sì, sì. Eh? E voi? Noi splendidamente. Sì, sì. Sono le mie notti più belle quelle che passo in casa tua. E allora lo sai, cara, che ho anche fatto un magnifico sogno io? Oh, sì. Ho sognato... Dunque c'era una bella signora, giovane, bionda, che mi faceva cenno con la mano di saluto e diceva che andava a sposarsi. E sai, nonna, sembravi proprio tu giovane. Io? Sì. Ah, un bel sogno, veramente, sì. Bellissimo, vero? Sì, eh? Sì, tanto bello. Ma è che io non lo credo. Come? Non credo al tuo sogno né al buon sonno di Palmira. No, non ci credo. Che dici, mamma? Ma sì, andiamo via, figliole mie. Ditemi che cosa accade qui, che cosa è. Ditemi che ma cosa Ma di succede. Che parli, nonna? Ma andiamo via, perché? Io voglio sapere perché. Perché Guido stanotte non ha dormito in camera con Delia e perché Lieta ha dormito con sua madre? Perché? Perché? Delia stava poco bene ieri. E allora perché l'ingegnere Panuri ha mandato i suoi saluti e se n'è andato così? Perché? Perché? Questa nonna, questa nonna che ha scoperto tutto. E come si fa adesso? Osservare il grande segreto non sarà proprio più possibile. Bisogna dirle tutto alla nonna. Ma veramente? No, cara, lo dico io, tanto più che sono la sola responsabile. Una cosa da nulla, nonna, non preoccuparti, non ne ho parlato nemmeno alla mamma. Una di quelle cose di cui presto o tardi si finisce per ridere. Ma insomma, che cosa? Oddio, certo, prima bisogna chiarire. E noi non abbiamo ancora chiarito, voglio dire, con Lieta. Sai, io e Guido si aspettava di partire per parlarle, anche per non dare a te una preoccupazione inutile. Ma di che, di che? Ma non ti spaventare, tesoro, no. Riderai anche tu, e come ne ho riso io, e tanto. Anche se Lieta è rimasta un po' scossa, ma soltanto perché non sa. Non sa ancora, e allora immagina. Chissà che cosa immagina. Insomma, ma ditemi che cosa accade, ma parla tu allora, parla tu. Ma no, nonna, ti ho già detto che la mamma non sa niente, non le ho detto niente. Insomma, guarda, fra l'ingegner Panuri e Lieta, in questi 15 giorni, magari soltanto una ragazzata, saprei dire. Ma del resto, nonna, tu lo sai meglio di noi. Ma vedi, l'ingegner Panuri ieri, quando mi ha veduta, è rimasto un po' male, un po' sorpreso. Perché? Perché? Beh, perché lui mi aveva già conosciuta, capisci? Bene, e questo che importa? Beh, sì, ma non mi aveva conosciuto come la mamma di Lieta. Beh, questo naturalmente perché non poteva saperlo. Ma neanche come una signora qualsiasi. Era innamorato di una mia amica e non aveva fortuna. E allora un giorno è venuto da me a chiedere aiuto, consiglio. Bene, mi conosceva così poco, ma aveva vista sì e no due o tre volte. Non sapeva nemmeno il mio nome, ma sai, un ragazzo, sai come sono, proprio bambini. Allora? Voleva aiuto, parlava di amore disperato, di follie, di propositi strani. Poi, evidentemente, la mattana deve essere passata, la mia amica non l'ha più veduto e lui, quanto sembra, ha cominciato a innamorarsi di nuovo. Ma ieri, capisci, quando mi ha vista così all'improvviso, non se l'aspettava, si è ricordato di quelle sue follie, della brutta figura che aveva fatto con me e insomma, si è vergognato, ecco. Si è vergognato? Già. Si è vergognato? Certo, nonna, gli è sembrato di non poter più stare vicino a Lieta adesso che io potevo ricordare quelle sue follie, quella sua brutta figura. E così, capisci, per tutto il giorno, Lieta da una parte col muso, lui preoccupato dall'altra, insomma. E poi stamattina avrà pensato addirittura che era meglio partire, così. Allora, è soltanto questo? Soltanto questo? Ma certo, cara. Allora? E
soltanto questo, sei tranquilla, dai, sì, sei sì, contenta? Sì, ah, no, sono veramente tranquilla, ma sono proprio contenta, contenta. E ora bisogna concludere, concludere subito. Come, concludere che sì, cosa, sì, scusi? Sì, sì, perché io voglio tutti allegri, ma... felici, prima che ve ne andiate. Aspetta, aspetta, Tina, Tina, ma... Tina! Tina, portami lo scialle, portami lo scialletto. Ma... e il signor Banti. Ma cosa vuoi signora, fare? Ma lasciami fare, lasciami signora. Fare. Venga con me. Voglio andare a cercare Lietta perché voglio parlarle io, voglio spiegarle io la cosa. Dopo tanta paura che ho avuto, ma così le posso dare ma questa gioia. Andare, no, lasciami fare. Dove sei? Ecco, dammi lo scialletto e lei venga con me e dica la quello. No, non importa. E dica quello che voglio io, sa? Naturalmente, io, si sa. Infatti, lei aveva ragione, signor Banti. Vero? Non si tratta di cosa grave, ecco. No, non si tratta di cosa seria. Te l'avevo fortuna. Detto, sì, signora, l'avevo detto. Che significa tutto questo? Tu non hai creduto, vero, a quello che ho detto? Come avrei potuto credere? Non somiglio alla nonna io, purtroppo. Non ho creduto a quello che hai detto. E ora sono costretta a sospettare ben altro. No, mamma, anche tu. Ti prego, non farmi dire... Ti prego, non farmi dire altro. Ecco sì, forse sì, forse si potrà non dire altro, mai più... seppellire oggi stesso tutto quello che è stato, dimenticarlo e non pensarci più. Se quello che ho detto ora, se quello che ho inventato, non so nemmeno io come, potesse diventare anche per Lietta la verità. Per la più giovane, come per la più vecchia di tutte noi. Ma la verità, quella vera, non dovrebbe essere tale. Oh, mamma, tu pensi davvero che io potrei lasciare Lietta in balia di una verità che... No, la verità vera è molto più piccola, molto più innocua delle sue apparenze. Ed è appunto per distruggere queste che io ho mentito. E ho mentito per sostituire con una menzogna innocente, una menzogna che lo era meno. Ti prego, mamma, credimi. Credimi e spera anche tu, come me, che Lietta possa credere. Il resto poi... vedrà. Ma che fa la nonna? Perché non viene? Dovrebbe già essere qui. Oh. Guarda. Ha creduto. Sì, forse ha creduto. No, ma io non voglio ancora rallegrarmi, voglio prima essere certa. C'è ancora un'altra cosa. Ma che cosa? Zitta. Si può? Scusino se arrivo così, ma il signor Banti... Beh, io ho obbedito gli ordini della signora Clotilde, non so niente io. Scusate. Ero già avviato verso la stazione. Già, doveva partire. Devo partire, ma il signor Banti mi ha raggiunto, mi ha detto che la signora Clotilde aveva assoluto bisogno di vedermi. Perché non si accomoda? No, non posso, il mio treno parte fra mezz'ora. Piuttosto, se mi volessero dire quello che la signora Clotilde... Vado a cercarla. La signora Clotilde è in giardino, l'ho vista io di lontano, anzi l'avrei subito raggiunta se... Ho l'impressione che qui si sia molto allegri questa mattina, almeno nei miei confronti, e non capisco davvero perché. Io devo partire, non posso aspettare. Tutto questo non ha senso. No, inganno. Se non l'avessi incontrato, l'avresti cercato. Lei? Molto cambiato da ieri mattina. Cambiato? Sì. Tanto che io posso sperare che lei, quella signora, l'abbia dimenticata. È così, vero? L'ha dimenticata. Mi risponda, non abbia paura di offendermi. È inutile che io le dica... quello che ho provato ieri mattina quando l'ho vista, né quello che ho sofferto quando ho capito che mia figlia sospettava e sospettava il peggio, naturalmente. Poi non so, è accaduto qualcosa, una piccola cosa, quasi uno scherzo, ed è bastato perché Lietta
non sospettasse più, forse lei non desiderava che questo, di non sospettare, e ha potuto credere a quello che le abbiamo detto. Ed è anche questa la ragione per la quale io le posso parlare come le parlo. Che posso chiederle di rispondere alla mia domanda, anche se quello che le chiederò le sembrerà inutile. Anche se sono certa che la risposta che mi darà sarà quella che io posso sperare, anzi, sono sicura di poter credere che la verità, lei l'ha dimenticata, quella signora, vero? Mi dica, l'ha dimenticata. L'avevo quasi dimenticata. No, che dice, non è... Sarebbe meglio che io me ne andassi, sì. No, ma non è possibile quello che lei vuol farvi credere. Mi dica... Ieri mattina io... Ma io lo so benissimo quello che è accaduto ieri mattina, quando lei mi ha veduta, ieri mattina per un attimo... Ha pensato di essere lo stesso di un mese fa, e non era vero, non era così, l'ha capito dopo. E ora vorrebbe non avermi mai incontrata. Avrebbe voluto conoscere ieri soltanto la mamma di Lietta, è così, vero? La prego, cerchi bene di capirsi, io sono sicura che è così. Quello che è accaduto le fa odiare questa donna che... Io vado. No, volevo dire... Che quello che è accaduto le fa odiare la mamma di Lietta, è così, vero? Mi dica. No. No, non è così. Io stesso non credevo che sarebbe accaduto quello che è accaduto. Gliel'ho già detto, io l'avevo quasi dimenticata. Ripensando a lei, io stentavo perfino a ritrovare il suo volto. Cominciavo a credere che fra me e lei non ci fosse stato che un gioco, ma quando l'ho riveduta... Si ricorda la nostra seconda sera? Eravamo su quello scoglio, ancora caldo di sole. Io nell'ombra la vedevo appena, ma la sentivo vicino a me. Perché mi hanno fatto venire qui? Non so più niente. Vada via. Ingegnere, scusi se l'ho fatta aspettare, ma sa, da sola non posso correre tanto. Sono venuto subito, signora, anzi se mi volesse dire, perché il mio treno sta per partire. No, non si tratta più del treno. Venga qui, si accomodi qui un momento. Forse lei non sa ancora... No, è lei che forse non sa. Venga qui. Ecco, io ho visto... Un signore, quel signore che le ha mandato quel telegramma, sì, è venuto in automobile da me a dirmi che le facessi sapere che non c'è niente a cui pensare perché tutto va bene e lei può stare qui tranquillamente. E poi via, e se n'è andato con la sua automobile, io l'ho visto dalla mia finestra, come vedevo lei sempre con Lietta a giocare al tennis. Signora Clotilde, grazie dell'interessamento, ma vede, io non partivo soltanto per l'invito di quel signore. Sì, allora per un altro signore. Ecco, forse. Sì, ecco, ma anche quello vedrà che verrà da lei a dirle che non c'è niente di fatto, appunto, che lei può stare qui tranquillamente, che tutto... Signora Clotilde, lei mi costringe a una posizione molto imbarazzante. Perché? Da parte sua è molto gentile volermi trattenere, ma... Vede... Lei avrà capito che quei signori non sono che pretesti. Sì. Pretesti innocenti per evitare una spiegazione che non saprei dare. Quello che conta è che io devo partire. Ma perché? Ho ricevuto una lettera. Ma sì, forse da uno di quei signori. No, non si tratta... Via, signora Clotilde, sono un giovanotto, sono libero, ho qualche amicizia. Certo, lo capisco, lo so. Lo sa? Sì, perché è stata da me. Quella signora. Anche lei? Sì, anche lei. E mi ha detto che lei... Che non se ne faceva più niente, che potevo rimanere. Sì, che poteva rimanere tranquillo, appunto. Signora Clotilde, lei ha avuto una trovata proprio graziosa. Io...
Io mi compiaccio sinceramente con lei per il suo spirito, per il suo buon umore. Riderei molto volentieri di tutto questo se fossi in grado di riderne, ma non lo sono. Non posso esserlo. Ho dei dispiaceri miei, soltanto miei, privati. Mi scusi, signore, creda alla mia gratitudine per la sua insistenza. Ma no, adesso dove vuole andare? Dove mi aspettano. Allora siamo d'accordo. D'accordo? Eh sì, perché l'aspettano là nel chiosco. L'aspettano. Vedo che non ci siamo capiti. No, signora. No, è lei che esagera adesso, scusi. Ma se potesse solo immaginare... Ma no, io non ho niente da immaginare perché so tutto perché la mamma di Lietta mi ha raccontato tutto. Vede che so, sì. Le ha raccontato tutto? Sì, appunto, quella bella signora bionda, elegante... Che lei ha conosciuto l'anno scorso, per la quale ha perduto la testa, vede che so tutto dunque. Ma... E anzi, quando ne ho parlato adesso con Lietta, anche Lietta si è messa a ridere fino alle lacrime proprio, e poi mi ha abbracciata stretta, come se... E adesso l'aspetta là, nel chiosco. Ah, sì. L'aspetta, vada. Vado. Ma no, il chiosco non è di là, è di là. Sì. Mi ringrazi adesso almeno, Sì, lei è veramente una cara. No, niente. Vada. Io vorrei... Ma sì, mi parlerà dopo. Adesso vada perché è aspettato. Vada, cara. Caro figliuolo, che bel carattere, però. Proprio bello, virile. Proprio un uomo, un marito da perderci l'anima, ecco, proprio. Ero nel chiosco. E allora, non è venuto da te? Chi? L'ingegner Panuri? Sì. No, ma ci siamo incontrati. E allora, non ti ha detto? Già, non vi siete parlati, no? Come poteva? È uscito adesso da qui e... Ma intanto qualche cosa poteva dirti, però. Che cosa, mamma? Ma Dio mio, di quella sua... L'amica di mamma? Sì. C'era niente da dire. No, come? Come se voleva partire per questo e poi è rimasto invece? No, non è per questo che è rimasto. Come? O almeno non solo per questo. E non ha mai pensato di restare. Con te forse non si è spiegato o non vi siete capiti. Come? Divertente, proprio divertente la storia dell'ingegnere e dell'amica della mamma. Quando me l'hai raccontata ne ho riso veramente di cuore. Anche adesso se ci ripenso mi viene da ridere. No, non ridere così, Lietta. Non parlare perché? Così, perché non dici quello che vorresti dire. Non capisco. No, non fatti vedere. Dimmi la verità, guardami negli occhi, ma io che faccio? Spaventata, ma cos'è dunque tanto brutta la verità? No, cosa dici? La mia faccia? Sì. Sei tu che mi hai spaventata, nonna. Non c'è nessuna verità oltre quella che sai. Ma... Te lo assicuro, te lo giuro. Ma perché vuoi tormentarmi anche tu? Perché sono una stupida vecchia, senza fare nulla. Perché dici questo? Perché la verità non so fare nulla, non so di te. Nonna, vuoi farmi piangere? No, non si piange per niente, senza ragione. E tu ragione non ne hai, me lo hai giurato. Non ne ho. No.
no, me lo puoi giurare ancora, sì. E allora, allora non c'è nessuna ragione che mi dica di essere felice. Sei, sei contenta, felice come sì. sempre, sì, sì. Sei felice ancora, sì. Se non fosse che devo lasciarti. Ma tornerai, tornerai e saremo insieme tanto, tanto, sai, saremo tanto felici. Sì, nonna, certo. Certo, perché non dovremmo esserlo? Perché mamma. Stavo abbracciandomi la piccola prima che se ne andasse. Gina è venuta a dirmi che le valigie sono pronte. Dove sono papà e mamma, Arietta? Vado a chiamarli. Sai, l'ingegnere se n'è andato lo stesso. Lo immaginavo. Ma fra lui e Lieta non c'è niente, sai? Niente di serio. No? Lieta è ancora tanto bambina. Sì, sì, tanto. Forse ieri sera stava male, si sentiva male, per questo era melanconica. Per questo. Io ho sempre pensato così. Forse. Tutto il resto lo abbiamo immaginato noi. Eh già. Noi. Anche per quella coincidenza di Delia. Già. La storia della sua amica. Già, già. Forse l'ingegnere aveva qualche ragione sua per essere preoccupato. Sì, forse. E per andare via così in fretta. Ecco, forse. E forse. Noi abbiamo attribuito tutto a quella sciocchezza. Sì, sì, forse tutto. Anche tutto perché credevamo che fra Lietta e lui. Invece no. Invece niente. No, nonna. Niente, ecco. Nonna, dai, la novità. Sì, una grande novità, nonna. Novità? Sì, domani lasceremo la mamma al custodio della casa e noi andremo via. E dove andremo? Ah, a fare un viaggio che sarà certamente magnifico, vero Lietta? Papà vuole festeggiare la mia entrata nel mondo. Oh, papà, sempre papà. E la mamma no, forse. Anche la mamma, certo. Oddio, per me sarà un pochino meno facile essere tanto allegra, perché se sapeste che progetti ha Guido per Lietta, si intende. Ah, è tutto per Lietta. Già, ieri sera loro due complottavano, mentre noi eravamo di là. Sì, abbiamo complottato ballando, un sistema bellissimo. Pare che Lietta sia ormai una signorina che debba diventare molto elegante, molto più elegante di sua madre, naturalmente. E io devo imparare a fare prima la suocera. E poi anche la mamma. No. Ora mi pare che corri troppo. E vai a arrossire Lietta. No, perché? Lasciala dire. È tanto bello, è bellissimo quello che dice, poi... Mi rallegra tanto perché mi fa tanto piacere che abbiate avuto questa idea prima di andarvene così. Così mi ricorderò, appunto, ci penserò quando sarete lontani. Un viaggio, un bel viaggio. No, no, cos'è? Perché? Perché piangi? Non sei felice, forse? Non sei, sei felice? Signor Guido, sì. È tutto pronto. Ah, grazie. Allora vi saluto qui, perché fuori fa fresco. E... Torneremo presto, mamma. Mi darete tanta gioia. Appena tornati vedremo, sì. Sai? Sì. Sai, nonna? Sì. Eh? Arrivederci, nonna. Venite subito, sì. Appena tornati. Sì. E Marco, dov'è Marco? Addio. Arrivederci, addio, nonna. Eccomi. Marco? Una nonna, scusami nonna, non ti salutavo neanche. Ciao. Ecco, mi sto venendo. Arrivederci, mamma. Arrivederci, signora. Arrivederci. Sono andate? Sì, sì. Chiudi la porta. Sì, parla, se viene il dottore. Mi dica. Fallo pure entrare subito. Va bene. Bene, signor Banti. Lei voleva parlarmi di quella vendita. Sa, le ho dato ragione troppo presto.
Perché? E mi pare che tutto sia andato bene, no? No. No, no. E perché? Ha visto anche lei? No, ho visto, ma... ma non ci ho creduto. Ma però loro le hanno detto sì, che... mi hanno detto, ma io... io non l'ho creduto. No, perché ho avuto paura. E non per loro, ma anche per me, perché se fossi venuta a sapere che fra di loro c'è qualche cosa di grave, di brutto, non so, allora avrei dovuto pensare che anche prima della vita di loro non tutto è stato come io credevo. Allora non avrei più saputo amare la vita. Dovrei andarmene così, non posso far niente. No, dovrei andarmene. Signora Cotilde. Lasciare così le mie figliuole. Su, su. Signora Cotilde, su, su, su. No, dica pure. Quella vendita è stata conclusa, ecco. Ah, bene. 580.000. 5 o 6 mesi di vita. Già. E mi dica un po', Gioielli non ha proprio più niente da utilizzare. Lei che conosce tutto di me, mi domanda questo, lo sa bene che finché la mia felicità era vera, anche i miei gioielli erano veri. Ma poi ho dovuto sostituire quarzo invece dei brillanti e vetri in luogo dei smeraldi e anche le perle. Non c'è più niente da sostituire. Ma quando queste 580.000 saranno finite? Sì, ma fra 5 o 6 mesi. E che cosa farà? Si vedrà allora se sarò ancora qui. Sì, e so. Quando? Il più tardi possibile, signora Clotilde. Capisco, quando... sì. Capisco quello che lei vuol dire. Quando io non ci sarò più. E allora si scoprirà tutto, e allora? E allora credo che il danno non sarà poi tanto grande per mia figlia e per gli altri, perché sono ricchi loro e sono buoni, si amano, potranno aiutarsi a vicenda. Mi credo, signora Clotilde, per questa vendita proprio non ho potuto fare di più. Lo credo, lo credo, sì, ma vedrà che basterà. No, cosa dice, signora Clotilde? Basteranno, sì. Basteranno.